Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Undertale. Nello scorso video sono arrivato nel vero laboratorio di Alphys ed oggi continuiamo. Ho trovato tutte quante le chiavi battendo nemici incredibili e alla fine questa porta si è aperta. Quindi proseguiamo. Sembra che un altro ascensore abbia perso alimentazione. Quindi questo è tipo un ascensore? Sembra essere spento, quindi non ci sono le altre note. Ah, peccato. Oh, hello? Sembra che questo controlli l'alimentazione dell'ascensore. Accendi? Beh, direi di sì, amico mio. Oh no. Oi oi, devo sconfiggere sti quattro cosi. Ehi, fermi! Ma è Alphys! Vi ha portato del cibo, ok, ragazzi? Scusami per tutto questo. Diventano un po' vivaci quando non vengono nutriti in tempo. Penso abbiano sentito l'odore delle patatine che hai con te e... Ah, quindi... Se io non le avessi prese le patatine? Capperi, però... Comunque, si è spento il generatore e quindi ho cercato di riaccenderlo. Ma sembra proprio che tu sia un passo avanti a me. Deve essere stata tutta una grande seccatura per te. Ma apprezzo il fatto che tu sia qui per aiutarmi. Come ho detto, avevo paura di non poter tornare mai più. Ma non è mica per colpa di questi ragazzi o altro. Temevo solo di essere troppo spaventata. Dal dire la verità, che avrei potuto fuggire o fare altro, vigliaccamente. Io suppongo di doverti una spiegazione. Come saprai, Asgore mi chiese di analizzare la natura dell'anima. Nelle mie ricerche isolai un potere che io chiamo determinazione. Lo iniettai in mostri morenti perché la loro anima permanesse, ma l'esperimento fallì. Vedi, diversamente dagli umani, il corpo dei mostri non ha sufficiente materia fisica per sostenere la determinazione. I loro corpi iniziarono a fondersi e persero la propria corporalità. Quindi sono quelli che noi abbiamo visto ora. Presto tutti i soggetti si erano fusi tra loro dando vita a ciò che hai visto. Vedendoli così sapevo che non avrei mai potuto parlarne alle loro famiglie, che non avrei mai potuto parlarne a nessuno. Non contava quante volte chiunque me lo avesse continuato a chiedere, ed ero troppo spaventata per fare altri lavori sapendo che tutto ciò che avevo fatto finora era stato un orribile fallimento. Ma ora ho ripensato bene a tutta questa vicenda. Ho intenzione di dire a tutti quello che ho commesso. Sarà davvero difficile essere onesta, credere in me stessa. Sono certa ci saranno momenti in cui farò davvero molta fatica. Sono sicura ci saranno momenti in cui rovinerò tutto, di nuovo. Ma sapere dentro di me che ho degli amici a cui posso affidarmi, so che renderà molto più facile il dover resistere da sola. Ti ringrazio. Andiamo, ragazzi. È tempo che tutti voi torniate a casa. Wow, così davvero? Quindi ora li riporta a casa? Oh, attenzione, annotazione numero 8. Ma perché ora sorride? Ora c'è una faccina, ho scelto un candidato. Non l'ho ancora detto ad Asgore perché voglio sorprenderlo. In mezzo al suo giardino c'è qualcosa di speciale. Il primissimo fiore dorato che è cresciuto prima di tutti gli altri. Il fiore proveniente dal mondo esterno. È comparso appena prima che la regina se ne andasse. Mi domando che accadrebbe se qualcosa che manchi di un'anima ottenesse la voglia di vivere. La mia mente galoppa ora. Il fiore è scomparso. Ma così! Oh mamma. Aspetta, allora io. Flowey ovviamente ha ottenuto un'anima. È ovvio. Quindi. Però ci hanno parlato anche di quell'umano che Asriel ha portato nel. Ha fatto tornare l'umano nel suo mondo perché voleva rivedere i fiori del suo mondo. Oh, cavoli, no, dai, non può essere l'umano il fiore. L'umano è morto e poi il fiore è nato qui sotto, qui nel sottosuolo. Quindi non può essere l'umano, però ha un'anima. Chi è che ci ha chiamato? È una voce mai sentita prima? Link, ci sei? Ne è passato di tempo, non è così?
Ma hai agito bene. Grazie a te, ogni tassello è al suo posto. Link, ci vedremo presto. Oi oi. Oh. Oi oi. Ah, ma è quando siamo andati da Asgore? Ok. Sì, è quando siamo andati da Asgore. No, vabbè, una voce mai sentita prima. Però lui ci conosce. Perché allora è una voce mai sentita prima? Boh, entriamo nella sala del trono. Boh, non lo so, ragazzi. Non so che pensare. La fine. Quindi devo risconfiggere Asgore? Cosa? What? Ah! È Toriel! È Toriel! Che mascalzone! Torturato da una creatura tanto innocente, Toriel! Non temere, tesoro mio. Sono io, Toriel, tua amica e guardiana. All'inizio pensavo di lasciarti compiere il viaggio per conto tuo, ma non riuscivo a smettere di preoccuparmi per te. La tua avventura deve essere stata molto insidiosa, e alla fine ti avrebbe gravato di un'orribile scelta. Per andartene da qui, avresti dovuto togliere la vita a un'altra persona. Avresti dovuto sconfiggere Asgore. Tuttavia, mi sono resa conto che non lo posso permettere. Non è giusto sacrificare qualcuno solo per uscire da qui. Non è quello che ho sempre cercato di scongiurare. Quindi, per ora, sospendiamo questa battaglia. Per quanto Asgore sia terribile, merita pietà anche lui. Tori, sei tornata. Tori è un cavolo, Dreemur! Patetico, screanzato. Se avessi voluto davvero liberare la nostra razza, avresti potuto passare la barriera dopo aver preso una sola anima. Ah. Ne bastava una. In effetti sì, ci hanno detto che bastava un'anima umana e un'anima di un mostro per passare. Però dopo ci hanno parlato di sei. Prendere sei anime degli umani, quindi liberare tutti pacificamente. Ma invece ha fatto vivere tutti nella disperazione. Perché preferisce attendere qui con la tenue speranza che non venga più nessuno? Tori, ma hai ragione. Sono una creatura miserabile. Però, credi che potremmo almeno tornare amici? No, Asgore. Nia, Asgore, umano, non combattete tra di voi. Voglio che siete amici, altrimenti io. Io. Salve, mi chiamo Toriel. Sei tu l'amica dell'umano? Piacere di conoscerti. Ah, sì? È un piacere. Ehi, Asgore, è la tua ex? È dura, amico. Ehi, non fatemi del male. Oh, sei un'altra amica? Sono Toriel, ciao. Ciao. Ce ne sono due? Come due, scusami. Ah, forse lei non sapeva che ci fosse un'altra capra? Tipo, cioè, insomma, sì, sono capre, dai, loro due. Però forse non ne avevo idea. Ehi, finitela di combattere! Se qualcuno combatte, sarò costretto a chiamare Undyne! Salve! Oh, salve, vostra maestà! Psst, ehi, umano! Masgor si è arrasato? E si è clonato? Ma quindi loro non sapevano di Toriel! Ehi, raga, che mi dite? Quella voce! Salve, credo che forse ci conosciamo? Oh, ehi, anch'io riconosco la tua voce. Mi chiamo Toriel, lieta di riconoscerti. Il mio nome è Sans e... Ah, piacere. Oh, aspetta, perciò! Questo deve essere tuo fratello, Papyrus! Saluti, Papyrus, è bello incontrarti finalmente! Tuo fratello mi ha raccontato molto di te. Wowee! Non riesco a credere che il clone di Asgore sappia di me. È il giorno più bello della mia vita! Ehi, Papyrus, dove vai in vacanza lo scheletro? È una domanda trabocchetto? No, sciocchino, uno scheletro va in vacanza sulla costa! Ho cambiato idea, questo è il peggior giorno della mia vita! Andiamo, Asgore, tutto si sistemerà.
Il mare è pieno di pesci. Sì, Asgore. Andain ha assolutamente ragione sulla cosa dei pesci. Talvolta devi solo smettere di seguire mostri boss pelosi e conoscere un pesce davvero carino. È una metafora. Beh, penso che sia un buon paragone. C'è Metaton. Oh mio Dio, ma vi decido a sbaciucchiarvi? Il pubblico guarda la valle di amareggiamenti. Ehi, sta zitto, diamine, il coraggio di quel tizio. Forse l'audacia intendeva, però the boldness magari era in inglese, non ne ho idea. Vero, Alphys? Alphys. No, ha ragione. Facciamolo! Immagino, se tu vuoi, allora, non trattenerti! Ferme! Non davanti all'umano! E che cos'è? Mamma mia, non avrà visto nessuno baciarsi? Oh, giusto, scusate, mi sono un po' lasciato trasportare. Tesoro mio, sembra che tu debba restare qui per un po'. Ma avendo tutti i belli amici che hai conosciuto, penso che sarai felice qui. Ehi, ora che ci penso, Papyrus, hai chiamato tu tutti qui, giusto? Beh, tranne lei. Comunque, se sono arrivata qui prima di te, come sapevi di dover chiamare tutti? Beh, diciamo che mi ha aiutato un fiorellino. Un fiorellino? Oh cacchio. Wow! Ma che... No! Idioti! Mentre voi eravate impegnati nella vostra piccola rimpatriata, io ho preso le anime umane e adesso non solo queste sono il mio potere, ma anche tutte le anime dei tuoi amici lo saranno! E sai qual è la parte migliore? È tutta colpa tua. Tutto perché li hai portati a volerti bene. Tutto il tempo passato ad ascoltarli, ad incoraggiarli, a preoccuparti per loro. Senza tutto questo non sarebbero mai venuti qui. E adesso con le loro anime e quelle umane assieme, raggiungerò la mia vera forma. Eh? Perché continuo a fare questo? Non capisci? Tutto questo non è che un gioco. Se esci dal sottosuolo con soddisfazione, vinci il gioco. Se tu vinci, non vorrai più giocare con me. E allora che farei? Ma questo gioco tra di noi non finirà mai. Terrò la vittoria davanti ai tuoi occhi, proprio a portata di mano. E poi te la strapperò via, appena prima che tu la raggiunga. Ancora e ancora e ancora. Ascolta. Se riesci a sconfiggermi, ti darò il tuo lieto fine. Ti restituirò i tuoi amici. Distruggerò la barriera. Tutti saranno finalmente soddisfatti. Ma ciò non accadrà. Tu ti terrò qui ad ogni costo. Oh. Beh. Anche se volesse dire ucciderti un milione di volte. Oh, cosa? Non temere, tesoro mio. Accada quel che accada, ci saremo sempre per proteggerti. Esatto, umano. Puoi vincere, basta fare solo ciò che farei io. Credere in te. Ehi, umano, se hai superato me, puoi fare qualsiasi cosa. Quindi non temere. Siamo con te fino alla fine. Non l'hai ancora suonata a questo tizio? Andiamo, questo stramboide vale la metà di te. Tecnicamente sarebbe impossibile per te sconfiggerlo, ma in qualche modo io credo che tu ce la possa fare. Umano, per il futuro di umani e mostri, devi avere determinazione. Oh, tutti quanti. Che carini. No! Incredibile! Non può essere! Voi!
Non riesco a credere che siate così stupidi. Tutte le vostre anime sono mie!